incontrare Enrico, ovviamente, io sono il presidente di Movimento Rete Cinema Sardegna, che è un'associazione che non è nata come associazione, in realtà è nata da un incontro simile a questo, dove però più che associazioni che si succederà sempre con la cosa. Bevi un po' d'acqua. Più che associazioni che si occupano di cinema, c'erano, si riunivano autori, professionisti, maestranze, scenografi, fotografia, attori, persino esercenti, produttori, insomma tutti coloro che lavorano nel cinema, insomma, ci vivono, cercano di viverci da poco a molto tempo. Ci siamo riuniti e dopo aver iniziato una battaglia per ottenere dalle istituzioni attenzione, ma non attenzione, non è che volessimo il pianto greco e basta, anche se poi finisce sempre per sembrare quello. Noi volevamo che il problema venisse affrontato, perché il cinema e l'audiovisivo non sono solo cultura, che pure lo sono, ma sono industria, sono lavoro, sono posti di lavoro, ci campano le famiglie e anche chi non c'ha famiglia ci campo ci vorrebbe campare. Da lì poi dopo è nata l'associazione, è nata per l'esigenza di in qualche modo potersi presentare come un soggetto antilegale e quindi avere delle responsabilità quando ci si presentano i posti anche solo per una meditazione. Abbiamo lavorato per un anno, avete magari sentito più qua e là le cose che abbiamo cercato di fare e durante quest'anno dei risultati li abbiamo ottenuti. Il primo risultato importante è stato proprio quello di costituire una rete. Una rete nel senso di attualmente siamo più di 200 soci appartenenti a tutte queste categorie e che si parlano tra di loro. Il primo risultato di questo parlare tra noi è che le bugie hanno le gambe cortissime adesso. Tutte le bugie che ci stanno dicendo da un anno hanno le gambe ogni volta più corte. E questo è un aspetto molto importante del conoscersi, parlarsi e fare rete. Quindi questa iniziativa in questo senso è un'altra volta un'iniziativa positiva. Noi siamo ovviamente come associazione disposti a relazionarci con tutti gli altri e creare un'ulteriore rete. Niente, mi sa che chiudo perché devo avere voi i miei 3 minuti. Ciao, 30 secondi. Allora, niente, questo è, volevo che sapeste che anche se molte volte sembrerebbe il contrario, non siamo dei rompicoglioni e basta, scusatemi l'espressione, ma veramente lo facciamo perché abbiamo un interesse comune alla massima trasparenza possibile, alle massime opportunità possibili per tutti. Quindi se qualcuno dice che siamo dei rompicoglioni e vogliamo farci i nostri interessi, rispondete sì che è vero che loro si fanno i loro interessi, ma hanno deciso di farseli parlando fra di loro e fare in modo che questi interessi siano a conto di tutti. Grazie.